Trofeo giovanile Sartiglia di Oristano, il bilancio assolutamente positivo. Siamo alla primissima edizione, tendiamo a replicarla negli anni con la speranza che questo primo torneo sia solo l'inizio di un percorso che ci legherà a questi ragazzi per tanti anni. Siamo estremamente felici soprattutto della risposta che ha avuto questo torneo, considerato anche altri tornei in altre sedi di svolgimento. Il livello è assolutamente stato ottimo. Oggi giornata di finali, si prevede un bellissimo spettacolo tra le migliori giovani promettenti del tennis isolano. Abbiamo assistito a un qualcosa di bellissimo, meraviglioso, questi piccoli che vestiti con i costumi sardi, che suonavano magnificamente questi strumenti. Migliore avventura non si poteva essere per un torneo giovanile dove partecipano, dai nomi che ho visto, ci sono tra i migliori elementi che abbiamo in Sardegna, quindi proprio bellissimo, una cosa meravigliosa. La giornata ci ha aiutato, per fortuna, sono veramente contento di essere qui oggi a Oristano. Il Tennis Club 70 Oristano è rinato alla grande, ci darà grandi soddisfazioni ed anche da questa, diciamo, piccola manifestazione di apertura vediamo l'impegno e l'entusiasmo che stanno mettendo i dirigenti per il tennis. Siamo orgogliosi di aver organizzato ancora una volta un torneo di questa importanza e ancora una volta abbiamo raccolto un grande successo di iscrizioni, ben 98 fra i migliori under 16, 14, 12 e 10 maschili e femminili di tutta la Sardegna. È un risultato che ci spinge a continuare in questa strada non sempre facile, ma che dà grandissime soddisfazioni e che è una spinta a migliorare il rapporto con la città, con la regione e con le autorità sportive. Speriamo che questi nostri successi convincano anche gli amministratori comunali e regionali a sostenere ancora una volta la crescita di questo sport. Molto bene, a parte il primo set che ero meno concentrato, poi al secondo mi sono svegliato un po' e ho giocato meglio. L'avversario era molto tosto, forte, ci avevo già giocato e avevo sempre vinto. Questo torneo è stato molto divertente e bellissimo. Il mio obiettivo è quello di salire di classifica e diventare forte. Madness, heaven, sin. Saw you there and I thought.
Nel primo set ero un po' nervosa, però cioè, ho giocato bene, anche mettendo le palline in campo e cercando di mettere in difficoltà l'avversario. Nel secondo ho avuto un pochettino di paura di andare al terzo set perché ero un po' in ansia, stavo vincendo anche il secondo, quindi comunque un po' l'agitazione ce l'avevo, però ho giocato bene tutti e due i set. Ho iniziato benissimo, mi dovevo un po' abituare al campo, quindi ci ho messo un po', diciamo, a capire la superficie e tutto il resto. Poi sono andata 3-1 sopra e 4-2, 5-2, giocando abbastanza bene. Ho servito tutta la partita bene, poi ho vinto il primo set, al secondo lei è un po' calata, quindi diciamo mi è riuscito tutto più facile, al secondo set è finito 6-0. Adesso ci sarà il BNL a Cagliari, che poi non lo so, il campionato a squadra, la Serie C, quindi questo. Spero a fine anno, non lo so, di 1-2 categorie, 3-1, 3-2, spero. Il match è andato che io non conoscevo questo ragazzo perché non ci avevo mai giocato e quindi nei primi palleggi volevo vedere i suoi punti deboli. Infatti durante la partita ho saputo sfruttarli e quindi ho portato a casa il match. L'organizzazione è perfetta, secondo me è stata una bella esperienza perché comunque ho visto la cerimonia e mi è piaciuta, quindi sono rimasto soddisfatto. Ho giocato abbastanza bene, l'avversaria la conoscevo, avevo già fatto un altro incontro con lei e mi sono divertita. Il torneo mi è piaciuto molto, era ben organizzato e spero di tornarci. E il mio obiettivo è passare terza categoria. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any. Il match è andato abbastanza bene, anche se all'inizio mi sono trovato sotto 2-0, però comunque sono rimasto lì molto concentrato, ho continuato a colpire palla su palla, sono riuscito a portare a casa il primo set 6-3, mentre nel secondo sono riuscito a mantenere la concentrazione, ho preso due volte il break. Questo mi ha permesso di gestire bene la partita e poi mi sono trovato sul 5-2 servizio mio e lì sono riuscito a chiudere abbastanza bene comunque. Il mio avversario lo conoscevo abbastanza bene anche perché ci ho giocato una settimana prima e avevo vinto anche se non ritenevo di essere stato molto bravo, mentre questa volta sì. E questa vittoria sicuramente mi ha dato molto coraggio, più di quella della settimana scorsa sempre contro di lui. Il torneo in casa sicuramente è una cosa molto positiva perché conosci bene i campi, conosci l'ambiente, conosci le persone, però anche da un altro punto di vista è molto difficile perché comunque senti molto il peso della partita e vuoi fare bene. Qui meno male sono riuscito a portare a casa comunque non solo delle vittorie in partita ma anche la vittoria del torneo. Spero sia un buon 2017, dato che è l'ultimo anno che faccio
da Under 16. Spero che, che questo non sia l'ultimo risultato, non solo a livello di torneo, ma anche a livello di vittorie singole, non solo per me stesso, ma anche per il mio circolo, magari iniziare i campionati giovanili. Wait for them to ask you who you know.